Capitolo 2. Lo stagno di lacrime. «Stranissimo e sempre più stranissimo!» esclamò Alice. Era tanta la sua meraviglia che non sapeva più parlare correttamente. «Mi allungo come un cannocchiale, come il più grande cannocchiale del mondo!» «Addio, piedi!» perché appena si guardò i piedi le sembrò di perderli di vista, tanto si allontanavano. «Oh, i miei poveri piedi! Chi mai vi infilerà più le calze e vi metterà le scarpe? Io non potrò più farlo. Sarò tanto lontana che non potrò più pensare a voi. Bisogna che vi adattiate.» «Eppure bisognerebbe che io li trattassi bene», pensò Alice. «Se no non vorranno andare dove voglio andare io. Vediamo un po'. Ogni anno a Natale regalerò loro un bel paio di stivaletti.» E andava nel cervello, mulinando come dovesse fare. «Li manderò per mezzo del Procaccia», ella pensava. «Ma sarà curioso mandare a regalare le scarpe ai propri piedi. E che strano indirizzo! Al signor piè destro d'Alice. Tappeto, accanto al parafuoco, con i saluti di Alice.» «Poveretta me, quante sciocchezze dico!» In quel momento la testa le urtò contro la volta della sala. Aveva più di 2,70 metri di altezza. Subito afferrò la chiavettina d'oro e via verso la porta del giardino. Povera Alice, non poté far altro che sedersi in terra, poggiandosi di fianco per guardare il giardino con la coda dell'occhio, ma entrarvi era più difficile che mai. Si sedé di nuovo, dunque, e si rimise a piangere. «Ti dovresti vergognare», si disse Alice. «Figurarsi, una ragazzona come te, e davvero lo poteva dire allora, mettersi a piangere. Smetti, ti dico!» Pure continuò a versare lacrime a fiotti, tanto che riuscì a formare uno stagno intorno a sé di più di 1 decimetro di altezza e largo più di metà della sala. Qualche minuto dopo sentì in lontananza come uno scalpiccio e si asciugò in fretta gli occhi per vedere chi fosse. Era il coniglio bianco di ritorno, splendidamente vestito, con un paio di guanti bianchi in una mano e un gran ventaglio nell'altra. Trotterellava frettolosamente e mormorava: «Oh, la duchessa, la duchessa! Monterà certamente in bestia, l'ho fatta tanto attendere.» Alice era così disperata che avrebbe chiesto aiuto a chiunque le fosse capitato. Così, quando il coniglio le passò accanto, gli disse con voce tremula e sommessa: «Di grazia, signore!» Il coniglio sussultò, lasciò cadere a terra i guanti e il ventaglio e in mezzo a quel buio si mise a correre di sghembo precipitosamente. Alice raccolse il ventaglio e i guanti e, perché la sala sembrava una serra, si rinfrescò facendosi vento e parlando fra sé. «Povera me, come ogni cosa è strana oggi. Pure ieri le cose andavano secondo il loro solito. Non mi meraviglierei se stanotte fossi stata cambiata. Vediamo. Non sono stata io in persona a levarmi questa mattina? Mi pare di ricordarmi che mi sono trovata un po' diversa. Ma se non sono la stessa dovrò domandarmi, chi sono dunque? Questo è il problema.» E ripensò a tutte le bambine che conosceva, della sua stessa età, per vedere se non fosse per caso una di loro. «Certo non sono Ada», disse, «perché i suoi capelli sono ricci e i miei no. Non sono Isabella, perché io so tante belle cose e quella poverina è tanto ignorante. E poi Isabella è Isabella e io sono io. Povera me, in che imbroglio sono? Proviamo se mi ricordo tutte le cose che sapevo una volta. 4 volte 5 fanno 12 e 4 volte 6 fanno 13 e 4 volte 7 fanno... Oimè, se vado di questo passo non giungerò mai a 20. Del resto la tavola pitagorica non significa niente. Proviamo la geografia. Londra è la capitale di Parigi e Parigi è la capitale di Roma e Roma... No, sbaglio tutto. Davvero che debbo essere Isabella. Proverò a recitare la Vispa Teresa.» Incrociò le mani sul petto come se stesse per ripetere una lezione e cominciò a recitare quella poesiola. Ma la sua voce suonava strana e roca e le parole non le uscivano dalle labbra come una volta. «La Vispa Teresa avea su una fetta di pane sorpresa gentile cornetta e tutta giuliva a chiunque l'udiva gridava distesa: l'ho intesa, l'ho intesa.» «Mi pare che le vere parole della poesia non siano queste», disse la povera Alice, e le tornarono i lagrimoni. «Insomma», continuò a dire,
Forse sono Isabella. Dovrò andare ad abitare in quella stamberga e non aver più balocchi e tante lezioni da imparare. Ma se sono Isabella, caschi il mondo, resterò qui. Inutilmente, cari miei, caccerete il capo dal soffitto per dirmi «Carina, vieni su!» Leverò soltanto gli occhi e dirò «Chi sono io? Ditemi prima chi sono. Se sarò quella che voi cercate, verrò su. Se no, resterò qui inchiodata finché non sarò qualche altra». «Ma oimè!» esclamò Alice con un torrente di lacrime. «Vorrei che qualcuno s'affacciasse lassù. Son tanto stanca di essere qui sola». E si guardò le mani e si stupì vedendo che s'era infilato uno dei guanti lasciati cadere dal coniglio. «Come mai?» disse. «Sono ridiventata piccina». Si levò, si avvicinò al tavolo per misurarvisi e osservò che s'era ridotta a circa 60 centimetri di altezza e che andava rapidamente rimpicciolendosi. Indovinò che la cagione di quella nuova trasformazione era il ventaglio che aveva in mano. Lo buttò subito a terra. Era tempo, se no si sarebbe assottigliata tanto che sarebbe interamente scomparsa. «L'ho scampata bella!» disse Alice tutta sgomenta di quell'improvviso cambiamento, ma lieta di esistere ancora. «E ora andiamo in giardino!» Si diresse subito verso l'usciolino. Ma, ahi, l'usciolino era chiuso e la chiavettina d'oro era sul tavolo come prima. «Si va male!» pensò la bambina disperata. «Non sono stata mai così piccina. E dichiaro che tutto questo non mi piace. Non mi piace, non mi piace!» Mentre diceva così, sdrucciolò e, punfete, affondò fino al mento nell'acqua salsa. Sulle prime crede di essere caduta in mare e «in tal caso potrò tornare a casa in ferrovia», disse fra sé. Alice era stata ai bagni e da allora immaginava che dovunque si andasse verso la spiaggia si trovassero capanni sulla sabbia, ragazzi che scavassero l'arena e una fila di villini e di dietro una stazione di strada ferrata. Ma subito si avvide che era caduta nello stagno delle lacrime versate da lei quando aveva 2,70 di altezza. «Peccato che io abbia pianto tanto», disse Alice nuotando e cercando di giungere a riva. «Ora sì che sarò punita, naufragando nelle mie stesse lacrime. Sarà proprio una cosa straordinaria. Ma tutto è straordinario oggi». E sentendo qualche cosa sguazzare nello stagno, si volse e le parve vedere un vitello marino o un ippopotamo. Ma si ricordò d'essere in quel momento assai piccina e s'accorse che l'ippopotamo non era altro che un topo, cascato come lei nello stagno. Pensava Alice, sarebbe bene forse parlare a questo topo. Ogni cosa è strana quaggiù che non mi stupirei se mi rispondesse. A ogni modo proviamo. E cominciò. «Oh, topo, sai la via per uscire da questo stagno? Oh, topo, io mi sento veramente stanca di nuotare qui». Alice pensava che quello fosse il modo migliore di parlare a un topo. Non aveva parlato a un topo prima, ma ricordava di aver letto, nella grammatica latina di suo fratello, «un topo, di un topo, a un topo, un topo». Il topo la guardò. La squadrò ben bene con suoi occhiettini, ma non rispose. «Forse non capisce la mia lingua», disse Alice. «Forse è un francese ed è venuto qui con l'esercito napoleonico». Con tutte le sue nozioni storiche, Alice non sapeva esattamente quel che si dicesse. E riprese «Où est ma chatte?», che era la prima frase del suo libriccino di francese. Il topo fece un salto nell'acqua e tremò come una canna al vento. «Scusami», soggiunse Alice, avvedendosi di aver scossi i nervi delicati della bestiola. «Non ho pensato che a te non piacciono i gatti». «Come mi possono piacere i gatti?» domandò il topo con voce stridula e sdegnata. «Piacerebbero a te i gatti se fossi in me?» «Forse no», rispose Alice carezzevolmente. «Ma non ti adirare, sai. Eppure se ti facessi veder Dina, la mia gatta, te ne innamoreresti. È una bestia così tranquilla e bella». E nuotando di malavoglia e parlando a volte a se stessa, Alice continuava. «E fa così bene le fusa quando si accovaccia accanto al fuoco, leccandosi le zampe e lavandosi il muso, ed è così soffice e soave quando l'accarezzo, ed è così svelta da acchiappare i topi. Oh, scusa!» esclamò di nuovo Alice, perché il topo aveva il pelo tutto arruffato e pareva straordinariamente offeso. «No, non ne parleremo più se ti dispiace». «Già! Non ne parleremo!»
gridò il topo che aveva la tremarella fino alla punta dei baffi. «Come se stessi io a parlar di gatti! La nostra famiglia ha odiato sempre i gatti, bestie sozze, volgari e basse. Non me li nominare più!» «No, no!» rispose volonterosa Alice e cambiando discorso aggiunse «Di, ti piacciono forse, ti piacciono i cani?» Il topo non rispose e Alice continuò «Vicino a casa mia abita un bellissimo cagnolino, se lo vedessi, ha certi begli occhi luccicanti, il pelo cenere, riccio e lungo. Raccoglie gli oggetti che gli si gettano e siede sulle gambe di dietro per chiedere lo zucchero e fa tante altre belle cosettine, non ne ricordo neppure la metà. Appartiene a un fattore il quale dice che la sua bestiolina vale un tesoro perché gli è molto utile e uccide tutti i topi. Oimè!» esclamò Alice tutta sconsolata. «Temo di averti offeso di nuovo». E veramente l'aveva offeso, perché il topo si allontanò, nuotando in furia e agitando le acque dello stagno. Alice lo richiamò con tono soave. «Topo caro, vieni qua. Ti prometto di non parlar più di gatti e di cani». Il topo si voltò nuotando lentamente. Aveva il muso pallido. «D'ira», pensava Alice, e disse con voce tremante. «Approdiamo e ti racconterò la mia storia. Comprenderai perché io detesti tanto i gatti e i cani». Era tempo d'uscire, perché lo stagno si popolava di uccelli e d'altri animali cadutivisi dentro. Un'anitra, un dronte, un lori, un aquilotto ed altre bestie curiose. Alice si mise alla loro testa e tutti la seguirono alla riva.